Il sindaco di Valle Crosi Armando Biasi e l'assessore Antonino Fazzari parlano dei nuovi attraversamenti pedonali luminosi sull'Aurelia. Come possiamo vedere, stiamo intervenendo sugli attraversamenti pedonali, che sono praticamente in Italia quelli che risultano più pericolosi per numero di vittime. Essendo che sulla Aurelia non si possono mettere, diciamo, attraversamenti come abbiamo fatto nel resto della città, quelli rialzati, in modo da abbattere anche la velocità e di abbattere anche le barriere architettoniche, l'unico sistema per poter renderle molto più visibili e mettere in sicurezza i pedoni, abbiamo adottato questo sistema che si chiamano APL, che vuol dire attraversamento pedonale luminosi. E questi qua che vediamo, che abbiamo adottato noi, sono quelli di ultima generazione, sono anche quelli più cari, ma abbiamo valutato una serie di offerte che ci avevano fatto, ma questi sono quelli che danno. Illuminano completamente il fronte della persona e non hanno un sistema di riflesso per l'automobilista, quindi non c'è l'effetto riflesso. Allo stesso tempo viene praticamente, essendo che sono molto in alto, vanno a creare praticamente una barriera di luce. Cosa hanno questi sistemi che sono molto più, diciamo, utili degli altri? Perché hanno tutto un sistema di riconoscimento, quindi riconoscono in automatico il pedone, non hanno bisogno di schiacciare il pulsante, anche se sono forniti di pulsante per le persone disabili, per gli ipervedenti, se non lo sanno, quindi c'è anche il pulsante. Questo sistema ha un sistema poi che si accendono anche un sistema di facciale per quanto riguarda la segnalazione che sta passando il pedone. Era una delle poche, diciamo, forse l'unico sistema per mettere in sicurezza tutti i nostri attraversamenti pedonali sull'Aurelia. Questo è solo un primo step, perché la nostra, diciamo, intenzione è quella di continuare questo lavoro di messa in sicurezza pedonale di tutti i attraversamenti pedonali della città. Io mi associo alle parole dette dall'assessore Fazzari e va il ringraziamento alla polizia locale, al comandante D'Agostino, a lui e soprattutto a quella visione che come squadra abbiamo dimostrato in questi 5 anni, perché abbiamo avuto a cuore un po' tutte le dinamiche della nostra città. Siamo intervenuti sulla regolamentazione dei sensi unici, siamo intervenuti sugli attraversamenti pedonali, è in corso di realizzazione al cimitero l'ennesimo, e sicuramente c'è stata da parte loro, sia del comando che dell'assessore, molta attenzione e programmazione. Quindi io vi chiedo di dare fiducia a questa attenzione al cittadino, perché troppe morte abbiamo avuto sugli attraversamenti stradali, per cui continueremo con il vostro sostegno elettorale nei prossimi 5 anni a lavorare per il bene della nostra città.